Salve a tutti ragazzi, Magicarlo Zetro, un nuovo episodio della serie su Minecraft Pocket Edition. Allora, prima di tutto mi volevo scusare perché avevo registrato praticamente altri due episodi, ma il programma per registrare ha deciso di non registrare appunto. E ho fatto parecchie cose nuove. Cominciamo subito dalla prima, ovvero usciamo un attimo dalla porta. Qua ho fatto una farm. Qua di pecore, non so perché c'è stata una mucca, non me lo chiedete, è andata a finire qua così a caso. E qua una farm di grano. Ora arriviamo al punto forte di queste costruzioni. Ragazzi, è questa casa abbastanza grande. E dato potete vedere tipo delle cose non troppo simmetriche, per esempio qua, perché qua già le ho messi i blocchi, le scalette qua, però non mi bastavano per metterle anche di là, quindi andando avanti dovrò mettere pure là. E inoltre qua volevo continuare sempre questa scalinata verso il basso per fare tipo casa in montagna, una roba del genere. Poi qua la porta, vabbè, volevo mettere tipo un arco di legno di quercia così e poi entrare qua per trovarci qua delle bellissime colonne e non chiedetemi perché non c'è una torcia là e vediamo se ne ho una, no. Non so perché qua manca una torcia. Comunque, questa è tipo una stanza delle chest dove ho tutto bello organizzato. Qua la lana, le cose colorate, qua per esempio le cose di pietra, qua gli utensili, qua il legno e tutte queste cose, ragazzi, che possono servirci, compresi anche, ovvero, compresi anche i minerali. Infatti qua sono due blocchi di ferro. Infatti, questi episodi avevo pensato di andare in miniera. E allora ragazzi, a me per la miniera in verità, qua abbiamo fatto questa stanza sotto perché non ve l'ho detto, ma questa qua è tipo, qua è una cucina, farò una specie di cucina per cucinare. Qua queste belle cose con una discesa sotto per andare in miniera. E il problema è che l'ho fatta abbastanza piccola per ora perché non c'avevo le torce per illuminare. Poi sarebbe venuta una cosa troppo buia, non troppo bella da vedere. E quindi ragazzi vado a cercare un po' di carbone in giro e noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora ho recuperato un po' di carbone, infatti ho 24 pezzi di carbone e 8 torce, quindi dovrebbero bastare almeno credo. E allora andiamo in casa e iniziamo a scavare. Ok ragazzi, ho recuperato qualche materiale, un po' di ferro per farmi appunto un piccone in ferro che è ovviamente migliore il piccone in pietra. Quindi a questo punto scaviamo cercando qualcosa di importante, ragazzi. Io scaverò e poi se trovo qualcosa che ci può interessare come una caverna o qualcos'altro, ve lo dirò. Ok, ragazzi, ho trovato del ferro. Per ora è un po' semplice come cosa. Ho sentito anche dei rumori di ragno, però sono due blocchi di ferro. Ho sentito dei rumori di ragno che non mi sembrano una cosa molto buona, no? E quindi cerchiamo di stare attenti perché se troviamo una grande caverna rischiamo di beccare qualche ragno o qualcosa che può essere anche peggio di un ragno. Vabbè ragazzi, io continuerò a scavare. Ok ragazzi, allora non ci credo, dovrebbe esserci uno spawner di ragni. Allora, io a dire la verità avrei un po' di paura a scendere perché non avendo armature questi ragni mi dovrebbero distruggere. Allora quindi cerchiamo tipo una strategia. Allora, dato che uno spawner dovrebbe starci le ceste vicino, almeno io ricordo, nelle precedenti, cioè nelle versioni successive, per esempio il computer. Allora, scaviamo attentamente. Io direi di tuffarci come un deficiente, mi sono anche fatto una spada di ferro. E può essere un problema, ragazzi. Io vado, anzi, no, ma speriamo di da qua. Ammazziamoli da. No, no, ok, siamo morti, ragazzi, siamo morti, siamo morti. Ma sono stupido pure io, sono veramente stupido. Morite, morite male, 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 male. Per favore, no? Ragazzi, questa qua è una posizione strategica. Mettiamo le torce vicino allo spawner. Sì, grazie. Attento, 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 attento. Non mi morire così, Aia, aia, ok. Siamo così tesoro il piccone e tu là non mi imbrogli, bello. Ok ragazzi, dovrebbero essere fini. Ma che cavolo! Ma spawnano dal nulla così! Devo stare. Ma che. Ma muori, morisci male come tua madre, morisci. Ehi, vuoi che. No, non ti prego il letto, no! Ragazzi, fase critica, fase critica.
No, ragazzi, qua non sopravvivo, non sopravvivo, non sopravvivo. No, per favore. Vabbè, ragazzi, io cercherò qualcosa di utile da fare, mi rinchiudo in casa tutta la notte e noi ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, allora, senza morire sono riuscito a tornare qua e spawnano rane dappertutto, moriteci male. Male. Muori. Ragazzi, io lo spawner non lo vorrei rompere, dovevo farmi delle torce veloci. Ma sei bastardo, sei bastardo. Dai, devo rompere queste torce. Ma muori, dai. Cioè, uno non può piazzare due torce che arrivano questi qua da ucciderti. Mettiamo torce, ragazzi, dappertutto, perché sennò questi qua sono bastardi, no? Ti ammazzano comunque, siamo rimasti a mezzo cuore. Non abbiamo nulla da mangiare. Ah, un panino. Ci serviva pure un po' di ferro, ragazzi. Polvere da sparo e le stringhe. Vabbè, buono. Una cesta. Le altre ceste, invece... Nulla di troppo interessante, grano, sempre il panino, qualche un po' di ferro e le stringhe che possono servirci per fare l'arco. A questo punto recuperiamo pure le nostre bellissime casse. Intanto mangiamo che è indispensabile a questo punto perché siamo messi veramente molto male. Acqua dell'acqua, la lava. Ah no, non ci sono stato. Allora, qua ho visto del ferro che mi può piacere anche abbastanza. Tanto il piccone già sta andando via. Sta già morendo il piccone per colpa di tutti quei ragni che ho ammazzato, dato che non avevo una spada. E ragazzi, torno a casa, la prima cosa che mi devo fare è una bellissima spada di ferro. E poi magari andrò a cercare qualche diamantino. Allora, rompiamo anche questo blocco. Rompiamo qua. E completiamo questo nostro primo viaggio in miniera. Ragazzi, io torno in superficie. E poi chiuderò il video. Ok ragazzi, allora, ho avuto una piccola idea, sono tornato in superficie, intanto avevo pensato di farmi, dato che il ferro ce l'abbiamo, una bella armatura, non ce la possiamo per ora fare completa, però possiamo farci intanto i principali attrezzi e vabbè, cioè dovremmo riuscirci a farci tutta l'armatura, perché comunque sto cuocendo un po' di ferro, quindi ragazzi, se i blocchi bastano decisamente. Manca veramente poco, ok ragazzi, l'armatura dovrebbe essere completata. Aspettate, no, che ci mancava? Ci mancava quella per il corpo, ok, la corazza di ferro è fatta. Ora indossiamo tutte le armature bellissime. E vabbè, gli attrezzi principali ce l'abbiamo. Che sarà uno sbagliato, scusate. Ok ragazzi, per questo io penso tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!